Zagate! Eccoci qua, amici di Radio Pippari. Chi? Ai microfoni Vidus e Peppe Corsale. Giornata nuova, puntata meravigliosa. Dopo aver trattato diversi argomenti, oggi trattiamo un argomento che parla appunto dell'estetica, quindi della bellezza. Della bellezza. E cosa possiamo dire della bellezza? Quando vediamo una bellissima donna, ma che dire di questa donna? La bellezza ci fa stordire, ci fa incredibilmente impazzire. Certo. Ma tutto ciò ci fa impazzire anche se vediamo che cosa? Un bel paesaggio, una bella opera d'arte, esatto. Un bel monumento. E noi in Sicilia ne abbiamo una bella 500 euro. Euro, esatto, anche fisicamente, insomma. È bella da vedere. Al tatto. Ma la cosa bella da dire è tutta l'Italia, si sa, è meravigliosa, piena di grandi dalle opere. Alle cicale. Dalle Alpi. Agli Appennini, alle isole comprese. Tutto compreso. Infatti, noi l'Italia ce la giriamo sempre, in lungo e largo, meravigliosamente. Sempre. Grande, meravigliosa bellezza. Detto questo, però, noi dove siamo per adesso? Noi siamo in Sicilia. In Sicilia, e in Sicilia quante cose belle abbiamo! Una marea, infatti abbiamo il mare meraviglioso, abbiamo le castatelle, il cannolo siciliano, abbiamo di tutto e di più, la pasta con le sarde, la pasta a forno. Ora, detto questo, cosa facciamo, caro Vito, cosa facciamo? Dalla regia mi sa che ci chiedono la linea, mi sa che c'è qualche importante cosa sarà successo. Beh, ci avvertono che c'è un'importante edizione straordinaria del telegiornale. Via il telegiornale, vediamo che cosa si tratta. Via. Buongiorno a tutti, edizione straordinaria del TG1. Ecco una notizia che ci arriva da pochissimi istanti da Palermo, dove precisamente in via Perpignano crolla una palazzina. E allora, per i dettagli, lascio la linea al nostro Giovanni Mezzapenna. Giovanni, dacci dettagli e precisamente dici cosa è successo e cosa è avvenuto proprio in queste ore. Niente, praticamente mi trovavo qua in via Perpignano e è caduta una palazzina. La palazzina è stata nella nottata di ieri sera e praticamente c'erano dei lavori di ristrutturazione. E niente, fortunatamente non è successo niente di grave perché tutti sono riusciti a uscire fuori. Sì, ma di preciso cosa è successo? Ci sono stati dei morti? No, dei feriti? Fortunatamente no, perché sono usciti tutti e niente, c'era l'abitazione risulta di un certo signor Lopresi Alfonso che è riuscito a tirare in salvo tutti i suoi figli, una famiglia grandissima. E quindi niente, sì. Fortunatamente nessuno, tranne uno, un ragazzino che aveva già il braccio rotto, però era stato prima questa cosa, quindi niente di che. Però io volevo sapere, e qui ci chiedono, come mai il crollo di questa palazzina, a cosa bisogna attribuire la responsabilità? Parlando con i muratori, perché c'è pure i muratori, e praticamente hanno buttato a terra un muro che non doveva essere buttato a terra e praticamente il tetto si è inclinato e poi la sera c'è stato il patacciacchete praticamente. Quindi lei mi sta dicendo che fatiscente è stato quindi un cedimento strutturale, per come abbiamo capito? Sì, mi confermi? Sì, però è stato causato diciamo involontariamente, perché forse non avevano capito che quel muro non andava toccato, però... Va bene, grazie. E allora andiamo avanti con le notizie. Grazie Giovanni, grazie, Mezzapenna. E allora noi ci risentiamo più tardi se abbiamo aggiornamenti. Grazie. Ma caro Vito, caro Peppe, il suo signor Alfonso è veramente sfortunato. Però sfortunato sì, però voglio dire, cioè anche lui va a toccare il muro. Cioè, come si fa a toccare il muro? Io non lo so. Ma è un muro portante, mi sa che chiamiamolo, dai. E ci tocca chiamarlo, vediamo, speriamo che risponda. Speriamo che risponda. Chiamiamo Alfonso, ogni giorno noi ci tocca chiamare Alfonso, mi sa che
Però poverino, meno male non si sono fatti niente. Alfonso? Va bene. Pronto? Alfonso? Pronto? 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 Risponde? Alfonso? Pronto? Sì. Signor Alfonso? Finalmente. Sì. Ma è possibile mai che una cosa diritta non deve venire? Sì, ma un asiento però. Non mi sento. Vabbè. Oggi... Ma fai parlare. Ma è possibile mai che uno lo vuole aiutare? Basta. Ma chi, signore? Bastasse su. Con chi c'è? Con chi ce l'ha? Bastasse su. Ma che hanno fatto? Come ce ne qui? Bastasse su. Ma che hanno fatto? Ma chi sono? Bastasse su, bastasse. Ma con chi ce l'ha? Arrivaro, tu bastasse. Ma chi sono? I muratori? Toccare un muro. I muratori, dice? Sì, o fierro tagliare. Ah, hanno tagliato il fierro. Tagliare o fierro. C'è un diritto, c'è un taglio, non tocca il fierro, non si tocca. E invece hanno tagliato l'armatura. Bastasse, tagliato l'armatura. Bastasse, su. Ma lei come le conosceva questo? Tu bastasse, arrivare, tu bastasse. Ok. Se c'è quello bastasse, arrivare, tu bastasse. Ma li ha pagati almeno. Bastasse, arrivare, tu bastasse. Ok. Sì, ma... Quindi sì. Lei ce l'ha con i muratori, praticamente. Un muratore. Ma se fossero muovato da niente, ma perché sto se ferma? Ma non faccio trovare. Ah, quindi non. Se ma sono... io lo saccio, dove sta la sera? Dove sta? Arrivare dove sta? Se sono, diciamo, camuffati. Ma io mi ferava però. Ma sono dove sta? Ho capito. Ma lasciarlo senza casa. E ora come? Dove? Ma... Dove? Non lo so. Dove deve alloggiare? A 127 manco la revisione fatta. Io non lo so, non è girato in me stasera. Ho capito. Quindi lei non ha dove un alloggio dove ora poter. No. Riposare, come dove fare? Potersi come ricoverare. Aspetta, signora, ma come si fa a fare? Come chiamare a cacchio? Come chiamare? Signora, io sogno molto. Noi qua della radio siamo veramente siamo costernati. Ma lei li trova tutti lei, queste persone. Ma che cosa hanno fatto? Tu vai stasera che potevano fare? Fece una vai stasata a sentire. Ah, vai stasata. Ma vai stasata, fece, tu vai stasera. Ha ragione. Comunque, signor Alfonso, noi siamo sempre qui per dare una mano di aiuto. Sì, ma perché sento sta cosa? Noi ce la mettiamo tutta. Ce la mettiamo tutta e poi, guarda caso, lei sempre che combina sempre guai. Lei... Sì, ma non la sento però. Ora peggio, perché la casa intera non la sento. Okay. Ecco. Sentisse a casa, signor Alfonso, io penso che noi... non lo so, questa sua storia è veramente tragica. Triste. Noi manderemo in onda questa sua disavventura. Non sperando c'è più, no, no, ci deve più. Sky si stava senza casa, no, senza mobile. Ma che non è più chiaro, se non ce la posso fare ma come si va a fare? Non lo so. Però noi manderemo questa sua diciamo, dichiarazione in onda, sperando che qualcuno possa accogliere il suo appello che di aiuto. Noi anche lanciamo un appello di aiuto alle istituzioni, a tutte le istituzioni che si possono interessare. Un ciclio manca ammazzato. Lo so, noi comunque lanceremo. Ci parlo io. Ma ci vediamo, ci parlo io. Ci parliamo noi. Ma perché non è che posso stare così? Ora non ho a fare io. Noi cercheremo di interpellare le più alte cariche dello Stato, se riusciamo a farli interessare e a darle un alloggio in tempi velocissimi. Vediamo. Se me la stanno senza casa, me la stanno. Vediamo quello che può succedere. Signor Alfonso. È maleducato pure. Noi ora facciamo un appello. Manderemo, abbiamo qualche amico in alto, ce l'abbiamo, caro. Aspetta! Mi chiamano, vedremo che cosa magari, vuoi. Magari chiuda e noi in questi minuti seguenti cercheremo di contattare. Dice muratore. Ma cosa fa? Dice, erano... Ma conosco io, o conosceva io. Erano esperti. Per lei... Appena così mi riso. E invece, avastasata. E capita. Vabbè. Avono tantissime belle cose che come chiamano. Signor Alfonso, noi la salutiamo. Tantissime belle cose, non c'è niente. E la faremo e gli faremo sapere. Gli daremo una mano, veramente. Tantissime belle cose. Se non ha dove andare, può venire anche a casa nostra. Sì, tantissime belle cose, ora cavo me di marrani. Va bene, lei non si preoccupare. Lei ha tanti amici, sicuramente troverà. Non ne mancano, soldi non ci sono. Però, ma amici non ne mancano. Amici a volontà, va bene. Signor Alfonso.